amici mi hanno trovato qui su Mandra Gaming, il canale che c'è ancora la neve, è natalizio. Sono molto contento che, diciamo, il primo episodio della nostra nuova serie, tra virgolette, sia andato alla grande, ragazzi. Quindi proseguiamo con il nostro Rocko Fish, che per l'occasione è diventato una palla di neve, ragazzi, perché è festa, c'è la neve, c'è tutto quanto. Quindi giocatore singolo, storia. E andiamo alla prossima battaglia, che è Angeri, no, che... Lio, ragazzi, non mi ricordo E più. quindi, ragazzi, la vediamo un po'. Ci abbiamo Lione, che poi mi piacciono tutte quelle digressioni storiche che fate, che vi scannate tra di voi. Continuate a farlo, ragazzi, che il Mandra vi legge appassionatamente. Vediamo subito che cosa ci propone. Oh, tutti ballammo ubriachi. Basta, è finito. Bastardi, vi uccideremo. Ma che ci parli? Fighissimo. Adesso che sbragamo, cittadini di... Ma che cazzo state? E intanto il dragone si mangia tutti. Questi balli che fai niente. Ubriachi come una cippa limpa. E cala. E adesso che si mangia? Là! Il Dragon Slayer, la peppa! Michele! Questo è il profumo dell'ottimismo. Si mette a ballare pure lui. No, quello era Gianni, il profumo dell'ottimismo. Vabbè, ragazzi, voi, cioè, io non voglio, cioè, è inutile che trovo un senso a tutto ciò, no? Quindi, bene, dovremmo scontrarci contro il Dragon Slayer. Ok, perfetto. Allora, andiamo direttamente a casa nostra e cominciamo a pararci il culo. Allora, Mandra, concentrato, direi. Per cominciare facciamo un bel vento gigantesco, proprio che tu non passi nemmeno se ti impegni. Poi una bella catapulta, ma è troppo lontano, però vabbè, la facciamo di qua. Poi elicottero di ricognizione, bravissimo, noi la mettiamo qua, grosso modo. Poi un paio di candelotti di dinamite, esattamente qua, così. Poi un bel elefantone qua, proprio all'entrata, che ci sta. E possiamo partire, fammi sentire. Ok, partiamo con una roccia normale, ragazzi. Devasta le porte nemiche. Ok, Michele, non avrai scampo. Sei fottutamente dead. E calla, io mi sono messo pure ste trappole. Mi sono messo. Oh my god, ti prego. Cerchiamo di andare veloci, Mandra. E calla. Ma vedi che quella trappola me la sono messa io. Io sono sicuro che me la sono messa al 100%, raga. Perché io, mettendomele vicino a casa e partendoci io personalmente, poi me le devo scontrare io, capito? Bene, comunque, rincoglionimento a parte, ragazzi, andiamo. Questo è un percorso ostico, ma è possibile che non c'è modo di prendere ancora più velocità? Vediamo un po' se saltando di qua rischiamo. Sì, Mandra, vai così. Vai che stai prendendo velocità. Vai, vai, schiaccialo. Schiaccialo. Prendi velocità, Mandra, sei lento, Mandra. Pum! Caro Michele. Caro Michele, non te la prendere a male, piatela. Bene, non devo pensare a lui in questo momento, quindi bravo, bravo, bravo elefantone, rompigli le palle, buttalo via. No, il mio elefantone, hai buttato per terra il mio elefantone, come ti sei permesso, stupido idiota. Prendetelo, prendetelo. No, ormai ha passato le mie difese. Ok, però gli posso rompere ancora le palle. Come direte voi? Così. Mi metto. Non la posso girare sta trappola, vabbè. No, non la posso girare. Però gliela posso mettere qua. La metto qua. Poi. Quanto costa l'altra palla? 700? Ok, là ci posso mettere un piccolo mufloncino. Ecco, sette, così sto a 730. Siamo a posto. Vai con i 700. Vai, vai con i 700. Vai, Mandra. Vai, Mandrone. Vai, Mandrone. Vola. Vola, Mandra. Sì. Ma quante cazzo di bombe ci stanno qua? Ma quante l'ho messe? Beh, qua si è cato una pecora. Beh, ho sentito un beh, mamma mia, come ho rischiato. Levate! Ma perché ho messo questa trappola così messa bene, Mandra? Bravo, ti faccio i miei complimenti, Mandrone! Ma cazzo! Mamma mia! Ma come solo io mi posso segare con le mie armi, maledizione! Che non mi sono ancora segato con le mie armi, perché sono ancora vivo! Sono ancora. Levatevi dalla minchia! Toglietevi, toglietevi, toglietevi! Andate via! Andate via! Ok, qua c'è la piccola scorciatoia, Mandrerri, ma... Vai, Mandra! Ottimo, Mandrone! Così, Mandra. Ok, evita tutto, bravo, bravo. E adesso vai, vai, con tutta la tua cattiveria! Boh! Adesso... Oh, no, io ti sfo... Aia! Che è successo? Ho sentito una crocca, ho sentito. Ah, no, vede subito lui, ok. Ok, vedo tenere 1.000 dollari. Non ho 1.000 dollari! Non ho 1.000 dollari, non posso comprare nulla. Posso comprare la roccia con le ali, però. Ok, quindi sei fortunato, non posso mettere trappole. Vai, soffia, buttalo fuori, soffia, soffia. Oh, ma vado in cazzo.
Batman. Lascia la miseria. Vai, mufloncino! No, ma ha saltato il mufloncino! Attenzione, si sta spostando sulla fascia. Attenzione, è incredibile. Dove stai andando? Ma non ho messo niente. Bravo, fermalo, fermalo. Soffia, fai qualcosa, stupido idiota. Ma che gli dai velocità? Ammazza, che stecca che mi ha dato. M'ha fatto male, m'ha fatto male. Vabbè, la faccio uguale. Ok, abbiamo imparato che la pallina da 900 posso utilizzare le sue ali una sola volta. Quindi in un certo senso voglio rischiare. Voglio rischiare un qualcosa. Tipo voglio sfruttare le ali per arrivare prima da qualche, in qualche modo. Però devo... Mamma mia che culo che ho avuto. Ok, levati. Quella trappola l'ho messa per me. Praticamente l'ho messa per me. Ma andrà. Vola. 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 Vola, lo so dal momento giusto, ti prego, ti prego, ce la puoi fare. Ok, dove andiamo? Mi sono completamente perso, raga. Mi sono completamente perso. Non so se è la cosa, non so se è la direzione giusta, raga. Tanto se abbiamo sta chiave, aspetta, ma voglio rischiare. Se abbiamo sta chiave. Ok, cioè abbiamo un buon vantaggio, presumo. Io spero di non andare al contrario, ragazzi, perché se sto andando al contrario siamo fregati. Io dove lo dico? Ok, ma è mia sta porta. È mia questa porta, ragazzi. Non lo so mica se è mia, eh. È mia. Mi sta sbracata solo, raga. No, è lei. No, no, no. Io ti schiaccio, Dragon Slayer. Ah, ascivante sbloccato spocchioso. A chi? A me. A moi. A se moi. A me. Ok. Mi servono 14 chiavi per accedere al regno successivo. No, ragazzi, eh. Ecco la chiave. Aia, mi hanno fatto volare via. Ok, bastava prendere una chiave e uscire dal livello. Quindi facciamo Empireo, ragazzi. Vediamo subito Empireo. Empireo. Che è un mostro Empireo? Lo spirito dell'epoca si è materializzato. Oddio mio, sei bruttissimo. Il punto debole si trova ovunque. Ok, fatti valere, c'hai una faccia che è inquietante, io te lo dico, chiudete sta affare. Ma che faccia c'ha questa? Mi somiglia un po'. Oddio mio, sei proprio brutto, sei. Sei fottutamente brutto. Come faccio a. Come cazzo. Come faccio a entrare io da qua? Che devo entrare da qua? Sì. Oddio! Dove cazzo sto andando? Sì. Ce la puoi fare, mandrone! No! No, vabbè, io non la trovo giusta sta cosa. Allora, io devo andare, immagino, dove sta lui, no? Quindi devo fare tipo così e poi gli devo sparare dopo. Boom! L'ho preso? No, non l'ho preso. Cioè sì, no, l'ho preso in un certo senso, nel senso che mi ha dato una panzata e mi ha fatto ritornare indietro. Quindi io vado di qua. Ok? Quindi mo lui che mi è lontano, tipo, mo io salto qua. Lo prendo, dai, rimani qua, bravissimo Mandra. Ok, dai, seguimi, dai, vieni qua, fate sotto. Te la do una capocciata io, Te la do una capocciata, vieni qua. Io ti sfondo, vieni qua. No, ho sbagliato distanza. Bene, ero convinto di riuscire a prenderlo, ma evidentemente ho sopravvalutato le mie abilità, ragazzi. Sì, adesso devo... No, aspetta, devo aspettare il prossimo piatto. Non mi soffiare in faccia. Vai, Mandra! No, Mandra. Non hai il senso della misura oggi, Mandra. Non hai il senso della misura. Devi risolvere questo tuo problema. E dai una sacca. Io è qua, sfondalo. Ah, ok, perfetto. Ci sono! Come si batte questo idiota? Me lo spiega qualcuno, per cortesia? Dannazione! Dannazione! Vai, insomma, di qua. E poi subito! Boom! Mazza che stecca che gli ho mollato! Fermate! Ti ho fatto male, raga. Ti ho fatto tanto male. Tanto male, senti alla capoccia! Non mi guardare con quell'occhi spigliati che mi metti in pressione. Vai. Niente, no. Ho il senso della distanza. No, oggi è rincoglionito il Mandra più che mai, ma ne vado fiero, ragazzi. Fiero della mia rincoglionitudine. Oddio, che... Stavo per essere fortunato, ma non lo sono stato. Ok, allora me ne devo andare da quest'altra parte. Devo cambiare cannoncino. Vai così, fermo. No, dai. Ma che cazzo non state facendo? Dannazione. Ma ti vuoi infilare nel buco? Beh,
che è sta mosceria di cannone? Ma che ha fatto? Vedi, mo sono un cannoncino meno potente, mi pare giusto. Vai! Aspetta, non puoi sbagliare sto. Non puoi sbagliare, Mandra. No, aspetta che si avvicina, che non ci arrivi così. Bravo, lui mo si è fermato. No, non soffiare, stupido! Stupido angelo demoniaco! Avvicinati un po'! Te devi avvicinare! Piatti, fermatevi! Fermatevi, piatti! No, come faccio a raggiungerlo? Non lo posso raggiungere. Ah! Non lo posso raggiungere così, è impossibile, raga. Niente. No. No, ti dico che no. Vai, torna qua. Ok. Poi, fermo. Aspetta, non soffia, schifoso. Ma fai lo che vuoi da me! Dai, dai, che la chiappi, madre! Ma con quelle ali di merda! Ma come si fa a battere questo stronzo? Ok, aspetto il prossimo piatto. Dobbiamo andare in corsa però. Sì, e ancora prendete sta stecca in faccia, stupido essere. Ancora. Ma che l'hai passato? Complicato sto boss odioso. È rognoso sto boss, no? È inquietante, è brutto, non lo voglio più vedere, prego. Fatemelo morire, fatemelo ammazzare. Non mi guarda così. Guardate, ci guardo pure io. Vai! Ancora! Boh! Questo l'hai sentito! No, sono caduto insieme a lui. Vittoria, ragazzi! Vittoria! Ok, ragazzi, quindi direi che un boss l'abbiamo segato, Michele l'abbiamo segato, ragazzi. Il prossimo livello sarà la roccella. Quindi, se il video vi è piaciuto, ragazzi, come sempre, supportate il canale con un bel pollice in su, un bel commento, una bella condivisione. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao!